Mia madre mi ha messo il Family Link. Come la convinco? Cos'è il Family Link? Aspetta, Family Link. Andiamo, informiamoci. Allora, vedi le applicazioni che usa tuo figlio. No, ma allora, te lo dico io come la convinci. Te lo spiego io. Allora, ammesso e concesso che tu non abbia mai dato dimostrazione di non essere affidabile. Cioè, hai mai fatto delle stupidaggini nell'ultimo periodo? Se non le hai fatte con internet, dico, allora puoi farle questo discorso. Le dici: mamma, io ti voglio dimostrare che sono degno della tua fiducia, ma se tu mi controlli, io non posso dimostrarti che sono degno della tua fiducia. Perché? Perché tu mi stai controllando, io so che tu mi stai controllando, quindi ovviamente non posso fare nulla. Quindi dammi la possibilità di dimostrarti. Poi non so cosa ti impedisce questo Family Link, che cosa significa. Però a me non piace, perché è un modo per controllare, cioè, capito? Non si dà neanche un bel messaggio al figlio in questa maniera, o alla figlia. Perché gli stai insegnando che deve esserci un occhio su di lui che gli impone le regole. Invece quello che gli devi insegnare è che la regola c'è, ma deve essere lui a decidere di seguirla, perché è giusta. Capite? Devo fare anche la lezione ai genitori, con grande rispetto, perché ognuno poi fa il genitore come gli pare. Io non sono nessuno per dirvi come fare, però vi do i miei 2 centesimi. Se poi volete buttarli, benissimo, siete liberi. Secondo me bisogna dare alla persona, al figlio che si cresce, il messaggio che la regola è giusta e quindi lui la deve seguire, deve decidere di seguirla. Però non è che deve seguirla perché è costretto, perché altrimenti non si impara nulla. Nel momento in cui il Family Link non ci sarà più, ecco qua che, no, non servirà a niente, perché non gli hai lasciato nessun messaggio. Invece, spiegagli perché non deve visitare certi siti, non deve utilizzare certe applicazioni. Così rimarrà un messaggio senza un'imposizione. Ok? Fagli sentire questo discorso. Se poi decide di fare a modo suo, io non posso fare niente. È giusto che ti cresca lei o lui. Oh! Da 2 giorni! Ma e sei lo scemo! So, ma perché... E lo so! Sì, lo so anch'io. Non ci sono più parole! Ma infatti! Sto correndo da voi! Ma fai schifo! Cioè, guarda come stai rovinando. Aspetta, mo ti faccio sgridare da quell'altro. Jerick, vieni qui. Ciao a tutti. Anzi, quanti. No, non entrare perché tu hai la maledizione della mela. Non posso entrare ancora. Hai sentito cosa ha fatto Paga? Che cosa ha fatto? Non ha ancora finito dopo 3 giorni quella roba che doveva fare. Io mi auguro che sia possibile? Bellissima. E poi è stupido, sgridalo per favore. Allora Paga, io sapevo di essere lento, sì. Ma io non ho mai conosciuto una persona come te. Veramente 3 giorni per sono fare un cazzo. Paga, stai zitto mentre ti nulla. Sgridano. Ma idiota. Ma veramente schifo. Cioè, una cosa ti aveva detto di fare Lion e ancora non sei riuscito a farla. E chissà come l'hai fatta. Ah, no, vedremo. Vedremo. Sono molto curioso di vederlo, perché secondo me vedremo. Farà schifo. Perché tu sei abituato a fare cose che fanno Che fanno schifo, schifo. Grazie Jerick. Schifoso. Vuoi aggiungere qualcosa, Stre? Guarda, secondo me potrebbe. No, no, non puoi neanche tornare a fare quella cosa, perché no, la fa male. Ma poi l'ha finita. L'ha finita, l'hai finita. L'ho finita. Perché ci mancasse pensavo pure. Pensavo l'avesse manco finita. 3 giorni non l'aveva neanche non finita. Cioè, tanto sicuro, però. C'era da uccidergli tutto quanto l'albero genealogico su Minecraft. No, su Minecraft. Su ovviamente. Minecraft naturalmente, però che c'era da fare. Parte. Cosa stai facendo? Stai massaggiando il letto? Sì, come i gatti che fanno la razza. Cosa, cioè anche Lion, lui punta sulla tua lista delle cose un da fare forza, tutorial per il microfono. Dai, spacca sto coso. Oggi come ti senti, frizzante però. O limonoso? No, frizzante. Allora? Ma che sta ora è piegatissimo, ti giuro. Ce l'ho in bocca praticamente. Fai una foto, se io... Se... Paga, ma cos'hai 2 anni e 2 neuroni dai, tu? Allora, mi tolgo le cuffie e te la mando. Oh, cioè, ma guarda, ma ti rendi conto cosa devi? Cioè, devi proprio insistere, è incredibile. Devi farglielo anche vedere. Cioè, mamma mia, oh. Devi controllarlo perché è troppo stupido per eseguire le istruzioni. Cioè, hai capito? La fai nel castello mio. Ho capito. Mio. No, deve essere a portata di mano. Nel castello mio è a portata di mano. Cammi, no, vai. Perché siamo sempre. Stavo mettendo l'entra, arrivo, vado. È caduto. No. Come è caduto? Ma è morto? È morto? No, non è morto. Ma io ne avevo tipo le connessioni. No. Cioè, ma tu ti rendi? Cioè, è caduto. No. Ma cosa? Gli si è rotta l'elitra? No, 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 no. Allora, volevo prendere i razzi, invece ho tolto l'elitra. Ma sei rottissimo, cioè vai dal dottore perché fai cagare. Come no, però adesso deve riprendere le cose, aspetta. Cioè, non sei umano. Sto correndo. C'è stato un piccolo problema di connessione tra
Sì, ma è da tre giorni che c'è questo problema. Aiuto, ho Lion, paura. Non vedo le sue cose, dove sono? Lì. No, sono due mucche quelle, sono la mamma e la sorella. Secondo me stanno ridendo dell'accaduto. No! Ah! Ma Giorgia sempre. Giorgia, vatti a prendere un'altra armatura. È una calamita per gli Avadachi Dazzi. Grazie. Prendi tutte le tue monne. Perché shifti per raccoglierle? Guarda che mica c'è bisogno, Mi dà un senso di raccolgo più veloce. Ma go, l'acqua gasata fa. Ragazzi, a me dispiace. Basta. Ma che demone è? Chiedo scusa, non lo so. Ma io sono bravo, io sono più per gli angeli che i demoni. Mi piacciono di più gli angeli, quindi non lo so perché faccio tra strutti. Gli spiriti sono ovunque. Ma in te sicuramente. Tu per essere così demente devi essere stato posseduto da qualche cavernicolo veramente stupido. Uno, no, che, uno che ha ritardato l'invenzione della ruota perché diceva no, no, non ci viaggio, dai, non ci viaggio. E quindi non la rompeva, no, tutte le volte. Ma come? Quello ce l'hai dentro di brutto. Vabbè, prova a mangiare.